insomma. Una volta che si sono pescati i granchi blu con una tecnica o con un'altra, o con la canna da pesca, e quindi con qualche pezzo di mangiare, vanno bene anche pezzi di pollo o pesce sfilettato, oppure in questo caso con un colpo di fiocina in testa, che causa già immediatamente un trauma cranico che porta immediatamente alla morte il crostaceo. Questo è un granchio azzurro che è stato poi bollito. Quanto bisogna bollirlo? È il tempo che diventi rosso, non ci mette tanto. Poi gli si levano gli arti, ecco, perché anche qua c'è tanta polpa. Gli si levano le chele. Guardate la struttura, cioè è appuntito in una maniera incredibile. Veramente c'è da farsi male solo così. Allora, lo apriamo, si mette la mano nella bocca, e si alza il carapace. Ecco, questi sono i polmoni, li vediamo. Dopo non so se c'è qualcuno che li mangia, ma io li levo, buttiamo via. Poi la parte che ci interessa a noi è questa, quella che c'è sotto i polmoni, ovvero dove c'è tutto l'apparato muscolare che muove le zampe. Sono, i granchi blu sono abilissimi nuotatori. Ecco, una volta che abbiamo diviso, dobbiamo andare a pescare la polpa che c'è qua sotto. Una polpa bella bianca, vedete? Sono belli polposi, eh. Vi sconsiglio di prendere quelli più piccoli, perché già pulirli è una struma. Anzi, non so quanti ne avrò presi qua, forse 25. Ma ci vuole tempo per pulirli, per ricavare al meglio tutta la polpa, e ci si può stancare facilmente di pulirli, è veramente macchinoso, e quindi sarebbe un peccato ammazzarli per poi rinunciare e buttarli via. Piuttosto si lascia stare, o piuttosto si punta ad esemplari di certe dimensioni. Ecco, una metà è finita, poi adesso abbiamo l'altra metà. La zona che ci interessa, vi ripeto, è sempre quella sotto i polmoni, che è protetta sempre da una struttura rigida, un esoscheletro, vedete la polpa che c'è qua sotto. E poi si fa il sugo. La bollitura serve solamente per uso un termine sbagliato, comunque far coagulare il muscolo, renderlo non neanche coagulare, renderlo facilmente rimovibile. Poi la cottura successiva avviene all'interno del sugo, dove prepariamo un soffritto. Ci mettiamo, volendo, della cipolla, dell'aglio, e dopo ci mettiamo la polpa, la lasciamo andare che insaporisca ben bene tutto il sugo. E basta così, queste sono le eccedenze, si buttano via. Le zampe, le zampe, come faccio a farvele vedere? Allora, praticamente, non so se con la parte posteriore del coltello dobbiamo premere
è fare questo verso qua, è svuotare quello che c'è dentro e si viene fuori tutta questa polpa. In questo caso abbiamo un granchietto piccolo, però nei granchi più grossi ne esce. Adesso io darò un altro colpo, ma sono sicuro che si sposterà il telefono. Infatti vi faccio vedere invece come possiamo estrarre la polpa dalle pelle. Allora, la pelle è così composta, va da questa parte dove c'è proprio la pelle vera e propria e dalla struttura articolare, quindi abbiamo due posizioni, due zone in cui possiamo prelevare la carne. Adesso mi servirebbe uno schiaccianostri che non ho, quindi io schiaccio con questo. Bisogna prendere, schiacciare questa parte qua finale, ecco, non troppo, basta solo rompere e praticamente noi accediamo alla parte interna, alla camera interna, ecco, vedete come è venuto via. E guardate, questa è tutta polpa, vedete? Abbiamo 1 e 2 e abbiamo anche, vedete, la parte interna della punta delle pelle. A dividere questa parte qui internamente c'è una specie di pellicola, eccola, vedete, sembra quasi un piccolo osso di seppia e divide le due metà, quindi basta solo sfilare. Mettiamo, farete quanta polpa è uscita. E poi abbiamo quest'altra, questa è vuota adesso, abbiamo quest'altra parte che sarebbe l'avambraccio, così possiamo definire, sempre nella zona finale. Tanto, rompiamo, poi rompiamo anche, dividiamo più che altro normalmente l'articolazione. Andiamo a prendere nella zona finale e andare a crepare un pochino, ecco, se abbiamo la fortuna la parte interna viene via facilmente e se no, come in questo caso, magari dobbiamo spendere un po' di più tempo. Dobbiamo cercare di fare meno schegge possibili, perché poi se le troviamo nel sugo, quella è la cosa importante. Ecco, questa è la polpa che purtroppo qua si è tutta frastagliata, ma in genere viene via come un corpo unico. E questo dipende tanto anche da quanto tempo avete lasciato bollire il granchio in acqua. Ecco, c'è il discorso etico della bollitura del granchio. Devo prima ucciderlo, gli do un colpo in testa o lo bollisco vivo? Allora, io ho avuto l'opportunità di fare entrambe le cose. Intanto dobbiamo sapere dove colpire, non si va a caso, perché rischiamo di fargli provare il doppio del dolore. Ma ho provato anche a bollirlo vivo e vi assicuro che dal momento che io lo immergo nell'acqua bollente, la morte è istantanea. Cioè non fa nessun tipo di movimento il granchio. Come lo metti dentro, lo shock termico del calore gli fa perdere i sensi immediatamente e non... Vedete, c'è sempre questa pellicola. E ho notato, che sono attento anche a queste cose, ho notato che non c'è un tentativo da parte del granchio di scappare fuori o che rimane in acqua per qualche secondo cercando di salvarsi la vita nuotando. È una morte praticamente istantanea e sono rimasto colpito perché ero convinto invece che fosse una sofferenza atroce, e invece niente, così è stato. Quindi vedete, non facciamo altro che rompere sempre tutto. Questa cosa, pensate voi se dovete farla come sto facendo io, per 20-30 esemplari non finite più, ma tanti ore, come quando una volta, no, si andava in orto e poi si portava i bisi, per
chi non conosce Lisi sarebbero i piselli, e ci si metteva sulla tavola tranquillamente a pelarli, sbucciarli. Non so, credo che questo video lo vedranno solo i veneti. Tutto qua. Poi ci vediamo nella seconda parte, quando praticamente andiamo a preparare il sugo con la polpa di granchio. A più tardi. Ecco il risultato ottenuto. È questa quantità di polpa purissima, ce n'è veramente tanta, adesso io non ho idea di quanta ce ne sia, ma è veramente tantissima. Adesso iniziamo a fare il sugo, andiamo a pelare l'aglio. Quando abbiamo tagliato a spicchietti l'aglio, ci mettiamo dell'olio e accendiamo il fuoco. E aspettiamo che friggano piano piano. Quando l'aglio comincia a inghiondire, mettiamo dentro tutta la nostra polpa di granchio. Alziamo un po' il fuoco. Vado in temperatura. Mescoliamo accuratamente. Quando si è insaporito con l'aglio, ci versiamo la passata di pomodoro e mescoliamo. Dopo 10 minuti possiamo benissimo spegnere anche il fuoco, perché comunque erano già precotti, e abbiamo i nostri spaghetti in cottura che andranno tirati via dall'acqua a metà cottura per continuare la cottura qui dentro, per poter permettere l'assorbimento da parte della pasta dei sapori, degli umori, del gusto della polpa di granchio, che ha rilasciato tutto il suo sapore all'interno del sugo. Ecco, adesso che siamo in fase a metà cottura, prendiamo gli spaghetti, li versiamo dentro allo scolapasta, togliamo l'acqua di cottura, mettendo una terrina su. Questa pentola adesso non ci servirà più. Scoliamo gli spaghetti e andiamo a porli all'interno. Facciamo acqua in giro. Andiamo a porli dentro alla nostra pentola con sugo di granchio. E da questo momento in poi non facciamo altro che accendere il fuoco e all'occorrenza aggiungiamo acqua per far sì che la cottura venga ultimata e che gli spaghetti assorbano tutto il sapore del granchio. Quindi procediamo con l'accensione. Perché le piastre in induzione non sono immediate come il fuoco, e tramite l'uso di questa pinza cominciamo a miscelare bene gli spaghetti. In questo caso sono spaghetti senza glutine, però quando se utilizzate gli spaghetti classici di grano, il glutine creerà
una sorta di cremina che addenserà il vostro sugo e lo renderà più piacevole. Passando un po' il fuoco, se no bruciamo tutto, e aggiungiamo piano piano acqua, fino a che gli spaghetti non avranno il grado di cottura desiderato, consigliabile al dente. Poi se volete potete metterci anche una noce di burro per ammorbidire e elevare l'acidità del pomodoro o del parmigiano, anche se insomma col pesce non è che sia il massimo. E lasciamo qui che loro assorbano l'acqua. Terminiamo con una leggera spolverata di pepe. Come vedete non ho avuto la possibilità di usare un po' di prezzemolo che ci sarebbe stato e altri ingredienti, perché non ho assolutamente niente. Sottofondo ci sono i Simpson e c'è Lisa che è vegetariana, quindi come il cartone fuori luogo, forse sono io fuori luogo. Iniziamo il piatto e iniziamo a servire la portata di spaghetti. Spaghetti senza glutine, per intollerante al glutine per i celiaci. Comunque un ottimo prodotto. Una bella dose abbondante, perché questo fa da primo e anche da secondo piatto. È un piatto ricco di carboidrati e di proteine, perché il granchio ha un alto tasso di proteine. È una specie di sugo, avete mai mangiato la pasta col tonno? Sembra pasta col tonno a vederla, solo che è granchio. E dopo semplicemente cosa fate? Fate altro che prendere un po' del sugo e spargerlo sopra, così. Ecco, e il piatto è servito. Olè, buon appetito!